30 aprile 2021. I Portland Trail Blazers perdono 10 delle ultime 15 e vengono risucchiati in zona play-in dopo essere stati a lungo quarti senza CJ McCollum e Yusuf Nurkic. Nella homepage di Yahoo Sports, un articolo a firma Chris Haynes, giornalista vicinissimo a Damian Lillard, titolava «Is Damian Lillard fighting the good fight alone in Portland?» Dame sta combattendo una guerra da solo a Portland? Un articolo denso di pensieri su quanto Dame abbia dato ai Blazers e da quanto poco abbia ricevuto in cambio dalla franchigia stessa in termini di costruzione del roster. Una riflessione sincera su ciò che è stata la carriera di Dame dall'inizio ai giorni nostri. Un giocatore ormai trentenne, frustrato dall'essere poco considerato rispetto ad altri, legacy Stephen Curry. Un giocatore che ha sempre dato tutto senza mai sollevare polveroni o applicare pressioni a squadra ed ambiente. Un giocatore che ha giurato fedeltà a Rip City ma che mai come in questa stagione sembra predicare nel deserto. Un deserto che, ad onor del vero, pareva molto meno desertico ad inizio anno, con l'acquisizione di Covington, il recupero di Nurkic e la conferma di Carmelo Anthony. Ma seppur in presenza di ottimi attaccanti, la chimica di squadra è sempre stata ben sotto la sufficienza, ancor più dopo la trade che ha portato Norman Powell a Portland per Gary Trent Jr. e Rodney Hood. Ma tornando a Dame, nessuno ha contribuito alla crescita di una franchigia in termini di visibilità nazionale e mondiale quanto Lillard ha fatto ai Blazers negli ultimi anni, con in più l'ardua impresa di provare a reclutare altre stelle a Portland, città hipster se ce n'è una, ma poco ambita dalle grandi stelle del basket mondiale. E mai come in gara 5 contro i Nuggets, disputatasi questa notte a Denver, tutto ciò che in questo articolo veniva descritto si è materializzato dinanzi ai nostri occhi in maniera netta ed inequivocabile. Com'è possibile che nonostante la tua stella metta 55 punti con 10 assist, 6 rimbalzi e 12 su 17 da 3 punti, tu perda una partita in un modo così assurdo? Nurkic commette due falli e una palla persa in pochi minuti nel quarto periodo, Covington che sbaglia la schiacciata del meno 1 a 40 secondi dalla fine e CJ che pesta la linea laterale sul meno 3 a 12 secondi dal fischio. Dame ha fatto di tutto e lo ha fatto da solo, senza uno straccio di gioco di squadra offensivo. 55 punti e tutti i canestri decisivi per trascinare Portland ad un doppio overtime che profumava di upset, considerando un'eventuale vittoria con successivo match point in casa in gara 6. Ed invece, per l'ennesima volta, si è trovato a combattere la guerra dei Blazers da solo, abbandonato nel momento del bisogno da tutti i suoi compagni che tirano male, Carmelo Anthony, che fanno errori impensabili, Robert Covington, che non si rendono conto di essere a pochi centimetri dalla linea laterale, CJ McCollum, o che sono mentalmente deboli, come Yusuf Nurkic. E ci metto dentro anche Terry Stotts, l'head coach, che con tutti questi attaccanti è riuscito a rendere Portland la squadra che distribuisce meno assist in tutta la NBA, trentesima su 30 squadre, con 21 assist di media di squadra a partita. Un vero disastro. Ed allora proviamo a pensare a qualche scenario futuro per Portland, perché dal mio punto di vista siamo al detto se Maometto non va alla montagna, allora è la montagna che va da Maometto. Sarà Lillard a lasciare Portland o sarà finalmente Portland a dare a Lillard una squadra diversa e migliore? Ipotesi 1. Portland impacchetta praticamente tutti e cerca di costruire un nuovo core con Lillard al centro del progetto. Bleacher Report recentemente ha promosso un'ipotesi di trade tra i Clippers e i Blazers, Paul George, Ivica Zubac e Luke Kennard per CJ McCollum, Yusuf Nurkic, Robert Covington e la prima scelta del 2023. A Portland arriverebbe una seconda superstar, un centro solido sotto canestro e un giovane playmaker scorer. Ai Clippers un centro mobile, un secondo violino meno pesante e impattante di Paul George sotto tutti i punti di vista e un 3&D, oltre a una prima scelta. Ipotesi 2. Lillard lascia Portland. Intanto dovrebbe per forza di cose avvenire via trade, perché il contrattone di Dame scadrà nel 2025 alla modica cifra di $54.250.000 all'anno.
Chi sarebbe disposto, tra l'altro, a prendersi un giocatore di 30 anni, così monopolizzante e con il contratto più ricco dell'NBA a 35 anni? Bella domanda. Sparo qui e subito una squadra in cui lo vedrei alla grandissima. Proprio i Denver Nuggets. In pacchetti Jamal Murray, Michael Porter Jr., Monte Morris e qualche asset, e ti prendi Damian Lillard. Why not? Dal mio personalissimo punto di vista, il partner ideale per Dame può essere solamente un lungo. Embiid, Jokic ed Anthony Davis sono chiaramente irraggiungibili, ma la tipologia è più o meno quella. Un giocatore efficace in area, che possa giocare in pick and roll con Dame ed essere pericoloso anche dalla lunga. Volando più basso rispetto ai tre nomi fatti, perché non un Vucevic o un Sabonis o magari un Porzingis? Oppure ancora più in basso, perché non Valanciunas, che quest'anno ha fatto enormi cose a Memphis? In ogni caso, rimane un dato di fatto. Lillard, se le cose rimangono così e lui rimanesse a Portland, potrebbe essere destinato a diventare l'ennesimo giocatore senza anelli al dito. Detto questo, nulla potrà togliere dalla nostra memoria le meravigliose giocate di uno dei più grandi giocatori in clutch time della storia del gioco. Ditemi come sempre la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video del canale. Un saluto, il Franz.